Sostenibile. Allora, invece, torniamo in Italia perché sono quasi 7 milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti. Siamo con Laura Cerveglione. Alberghi pieni, da nord a sud, da Venezia a Firenze, grazie soprattutto agli stranieri. Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania, i tradizionali bacini, ma sono sempre più trainanti anche Argentina, Australia e Taiwan. Ospiti internazionali che aiutano a far superare i tassi di occupazione di hotel e affini oltre quota 80%. 2.300.000 la fetta straniera dei complessivi 6.400.000 turisti stimati dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato per il weekend d'Ognissanti. Nonostante il maltempo, piogge e temporali anche forti, con le temperature che tuttavia resteranno miti. Un assaggio d'autunno che stimola l'appetito degli italiani. Oltre 350.000 hanno scelto quest'anno l'agriturismo, secondo Coldiretti. Fuga in campagna alla ricerca di funghi e castagne, o per assistere alla raccolta delle olive o alla vendemmia che sta per terminare. Ma c'è un'altra tendenza, secondo la CNA, il turismo della paura, stregato da Halloween, che movimenta 100 milioni di euro. Mete privilegiate, i castelli o altre location dense di mistero. E qui, tra le grandi città, la leadership è di Napoli. Già sold out, secondo Federalberghi, grazie ai suoi luoghi incredibilmente suggestivi. Su tutti, lo storico cimitero delle Fontanelle, che conserva 40.000 teschi dei morti nelle epidemie di peste e colera del passato. Grazie.